Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Sarà un video particolare, ve lo dico già, ho dovuto fare una doppia live reaction nel mentre, adesso ho appena finito di salvare il post partita del Padova che tra poco sarà online, mi raccomando, e successivamente pubblicherò anche questo post partita del Milan. Ho guardato entrambe le partite e poi la live reaction riuscirò a pubblicarla domani, mi raccomando. Però è un po' andata a donne di facile costume, diciamo così, perché allora il primo gol del Milan non sono riuscito a vederlo in diretta per una situazione qui in casa, ok? E gli ultimi due gol della Salernitana li ho proprio persi perché nel mentre stavo registrando con lo stesso telefono il post partita del Padova, e nel mentre che stavo facendo lo sfogo, sì, ve lo anticipo, uno sfogo quello del Padova, mi sono perso i gol di Sambia e l'altro gol di Simi che ha fatto doppietta, quindi è finita 3-3 alla fine la partita Milan-Salernitana. Ma io prima di iniziare a registrare il post partita del Padova vedevo il Milan sul 3-1. Vabbè, tra l'altro, vabbè, parliamone. Allora, il Milan che intanto saluta Pioli, prima del calcio d'inizio un bellissimo saluto, tributo dello stadio, e anche tutti i giocatori che lo abbracciavano, lo salutavano, è stato molto bello, molto 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 bello. E c'è da dire, io l'ho detto anche sulle storie di Instagram, seguitemi, NickCagnin96, io non ce l'avrò mai su con Pioli, intanto umanamente mai, proprio mai, non bisogna toccare la persona. Se vuoi criticarlo, lo critichi per le scelte tattiche che fa come allenatore, e così ho fatto anch'io nelle ultime partite. Quando c'era da criticarlo anche negli altri anni lo si criticava, però rimarrà nel cuore, rimarrà nel cuore Stefano Pioli, 5 anni dal 2019 ad oggi, dove ci ha risollevato in una maniera incredibile. Abbiamo vinto uno scudetto, siamo arrivati in semifinale di Champions, siamo continuati a qualificarci in Champions League anche quest'anno con tante difficoltà, comunque terminiamo secondi in classifica, e ok, i 6 derby di fila persi, le dichiarazioni a volte un po' discutibili che ha fatto, le scelte anche oggi, per esempio Florenzi Mediano, vabbè, dettagli, però nel bene e nel male Pioli rimarrà nella storia del Milan, nella leggenda, perché comunque ha vinto uno scudetto, cioè perfino Zaccheroni rimane nella storia del Milan anche se ha vinto solo uno scudetto. Però Zaccheroni, tanto io l'ho vissuto poco perché ero piccolo, Pioli l'ho vissuto molto, totalmente. E avevo anche smesso in quel periodo, peccato, con il canale, poi l'ho ripreso, e quindi comunque una testimonianza di Pioli al Milan c'è sul mio canale. Peccato, peccato, perché vi dico, e quando è arrivato Pioli al posto di Giampaolo, mamma mia Giampaolo, meno male che lì non facevo i video perché sennò il mio cuore non reggeva, avrei fatto uno sfogo sull'arrivo di Pioli perché non mi sembrava adatto. E probabilmente, ragazzi, è brutto da dire, però farò così per Fonseca, perché in questo momento ogni volta che sento Fonseca al Milan mi viene male, mi viene male. Poi magari ci sorprende come Pioli, chi se la sarebbe mai aspettato che ci avrebbe fatto vincere il 19° scudetto, uno dei scudetti più belli della mia vita. Io ne ho visti 3 nella mia vita con il Milan, che io mi ricordo bene. E questo qua è stato il più bello, il più emozionante, quello di Pioli. E non gli si può voler male, secondo me. E speriamo che con Fonseca si possa andare bene. Io ho tanto timore, ma non ne voglio parlare in questo video. Parliamo dei gol. Leao segna un erroraccio di Fiorillo. E Leao a porta vuota la butta dentro. Poi Giroud, che dice addio alla maglia rossonera, però segna ancora un gran bel gol, emozionante anche la sua uscita dal campo, e segna anche Davide Calabria, ha segnato Davide Calabria, che mi sa che anche lui invece rimarrà, lui rimarrà. Tra l'altro erano le ultime sia di Giroud, sia di Pioli, sia di Kier, poi chissà se qualcun altro se ne andrà, ma questi 3 sicuramente lasceranno il Milan dopo stasera. Ok?
chiudiamo la stagione con un 3-3 cambolesco contro la Salernitana già retrocessa, noi già secondi, quindi non faccio neanche uno sfogo. Sinceramente io voglio solo dare un saluto, un in bocca al lupo al proseguo della carriera di Giroud, di Kier, di Pioli e dovunque essi andranno. Io li terrò sempre nel mio cuore e avrò sempre un bel pensiero per loro, perché comunque sono giocatori che si sono fatti voler bene. Giroud su tutti, perché ma è anche facile dire così, cioè voglio dire quel derby, quella doppietta con il derby rimonta, per esempio, rimarrà un'icona per tutti i tifosi del Milan e anche, credo, per i tifosi comunque del calcio. Per questa stagione chiudo qui, domani live reaction e poi ci proiettiamo per la prossima stagione, però prima ovviamente ci saranno gli europei. Per il Milan si vedrà con Fonseca probabilmente. Mettete mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e sempre forza Milan. Ciao Pioli, ciao Stefano, ciao Oli, ciao Simon.